È chiaro che la tendopoli sarebbe veramente l'estrema ratio a cui nessuno vuole assolutamente arrivare, però è anche vero che noi siamo servitori dello Stato, ma non siamo servi. E quindi quando ci sono delle questioni che, così come ci vengono proposte dallo Stato e dal governo, non sono sostenibili, noi dobbiamo farlo presente. 17 sindaci della provincia di Arezzo hanno così messo nero su bianco le preoccupazioni sul sistema di accoglienza migranti. Lo hanno fatto a pochi giorni dall'ultimo vertice in prefettura, nel quale era stato lanciato un appello alle amministrazioni locali sulla disponibilità ad individuare strutture per ospitare richiedenti asilo in vista di nuovi arrivi. Qui non è una questione di fare cortesie, anche se chiaramente la dignità dell'accoglienza, l'accoglienza fa parte dei doveri istituzionali dello Stato e di tutta la rete istituzionale e quindi deve essere svolta in un certo modo, ma c'è anche una preoccupazione reale rispetto, al fatto che questa diminuzione dei servizi che vengono erogati agli ospiti che sono sul nostro territorio possa generare delle problematiche sociali nei territori, perché è chiaro che a delle persone a cui vengono somministrati solamente vitto e alloggio, poi si rischiano di verificarsi anche delle problematiche relative alla gestione, alla quotidianità sui territori, magari anche territori marginali dove i servizi sono già molto pochi. Adesso la nota bipartisan firmata da primi cittadini di centrodestra, centrosinistra e civici. Noi possiamo metterci a disposizione, fornire una leale collaborazione istituzionale come è nostro dovere, come abbiamo sempre fatto, ma dobbiamo anche essere messi in condizione di poter fornire la migliore permanenza sia alle persone che vengono sul territorio, sia alle nostre comunità. La sindaca di Talla già lo scorso luglio aveva sottolineato alcune storture mettendo in luce i paradossi dell'attuale sistema dedicato ai richiedenti protezione internazionale. Io sono presidente di una unione dei comuni che gestisce un SAI, uno dei tre SAI della provincia di Arezzo, quello con il maggior numero di posti, ben 65. Al momento noi, per esempio, abbiamo 6 posti liberi che potrebbero essere disponibili per l'accoglienza, ma che dall'allora decreto Salvini in poi, su cui nessuno poi ha più rimesso le mani, non sono utilizzabili per richiedenti asilo, ma solamente per chi ha già la titolarità.